Chi è Vasco Azovic? Vasco Azovic è un ragazzo che ha sempre sognato di diventare un pittore e che dipinge, disegna da quando era bambino e ha iniziato a dipingere da 5 anni. È un ragazzo che si pone un sacco di domande sulla società, sulla moralità, soprattutto in questo periodo di... A parte, vabbè, la crisi sociale, economica, crisi un po' di tutto, cioè morali latitanti. È un ragazzo che si pone delle domande all'interno della società, cioè lui vive, cerca di realizzare il proprio sogno e questa mostra è, credo, un piccolo passo in avanti di una scala molto alta. Non credo che questo sia un arrivo, non credo che questo sia nulla di che se non lo so, affacciarsi da una finestra e vedere un attimino il panorama. Con questa mostra Open Cage volevo portare semplicemente le mie idee alle persone, le mie idee su un po' su tutto ciò che riguarda gli aspetti della vita, da quelli più personali a quelli che riguardano un po' la collettività. I miei quadri parlano di sentimenti, parlano di visioni della società, visioni dell'interiorità degli esseri viventi, degli stati emotivi che le persone possono provare all'interno della loro vita, no? Le gioie, le sconfitte, le ricerche, la ricerca della coscienza, la ricerca della consapevolezza. Semplicemente un po' le domande che si pongono tutti: esiste Dio, non esiste Dio? È giusto comportarsi in una determinata maniera piuttosto che in un'altra? È giusto che la società si comporti con me in questa maniera? È giusto il modo in cui io affronto la società, come mi ci pongo? Domande, sono solo domande, 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 non ci sono risposte. Le risposte sono tutte dentro di noi, penso, suppongo. Progetti futuri? Progetti futuri... Forse mi taglierò i capelli.